Ciao, buongiorno, buon martedì. Allora, le riprese che vedete si trovano sul lungomare. Il lungomare è, diciamo, uno dei biglietti da visita della nostra località turistica. Ieri, se non sbaglio, ieri abbiamo messo un comunicato appunto del presidente Zaia, che ha dato comunicazione con delle statistiche che l'economia del Veneto tira di più rispetto alle altre regioni d'Italia grazie al turismo. Quindi, questo per farvi capire l'importanza, diciamo, di come deve essere trattato il turismo che arriva a Chioggia. E quindi quello che vedete è la situazione del marciapiede in prossimità quasi del centro di Sottomarina, quindi c'è l'incrocio con Viale Umbria. Come potete vedere, il Porfido è in vasti tratti, largamente staccato, ci sono i cubetti proprio esposti e oltre al pericolo di persone, potete vedere che ci sono i turisti che stanno proprio passando, che qualcuno possa cadere e farsi male, ma c'è anche il rischio, purtroppo siamo pieni di gente con le meningi bruciate dalla cocaina e quindi non si sa mai, abbiamo altre riprese di gente che spacca, che fa briga, quindi ovviamente ecco, qualche cittadina ha già segnalato il problema ai lavori pubblici, i quali si sono già attivati immediatamente con le risorse che hanno e ovviamente è di quel titolo non ci resta che l'asfalto, in realtà sarebbe non ci resta che piangere, adesso vi spiego perché. L'ufficio lavori pubblici si è attivato, pensiamo che in giornata andranno a chiudere con l'asfalto, perché non hanno la possibilità, perché il capitolo del bilancio comunale dedicato appunto a questo tipo di manutenzione è di soli 30.000 euro, con l'IVA tra l'altro, quindi una cifra veramente molto ridicola. Rispetto, diciamo, alla realtà di una città grande come nostra, infatti c'è tutto il territorio, non c'è una strada che non ha una buca, a cominciare dal Corso del Popolo, dove malgrado tutto continuano a passare i mezzi pesanti, a settembre dice il sindaco che la ZTL verrà attivata, staremo a vedere. Detto questo, quindi, allora, parliamoci chiaro, non è facile trovare risorse, il problema delle buche c'è in tutte le città d'Italia, probabilmente del mondo. Un conto è i soldi per gli investimenti. Adesso sullo stadio, che qualcuno dice che a ottobre sarà pronto, staremo a vedere, hanno attinto al comune risorse importanti, magari se lo faceva a gennaio era meglio, ma comunque in modo tale da poter, diciamo, riqualificare completamente lo stadio comunale alle norme e requisiti che ci vuole per la nuova Serie C. Ma quelli sono soldi che possono essere utilizzati per la famosa legge speciale di Venezia. Mentre per le manutenzioni non è la stessa cosa, ci sono delle difficoltà. Però se gli uffici, diciamo, non vengono attivati, perché magari qualcuno, senza fare nome e cognome, il sindaco Mauro Melao e qualcun altro, non si danno da fare. Ci sono procedure lunghe perché non è che l'ufficio dei lavori pubblici schioccano le dita, ci sono tutta una serie di pratiche che devono essere fatte e se non ci sono i fondi questo non si può fare. Quindi qualcuno in amministrazione dovrebbe capire che non si può gestire all'ultimo momento, ci deve essere programmazione. E quindi purtroppo ci vedremo con questo marciapiede, con l'asfalto, come in altre situazioni, chissà per quanto tempo, grazie sapete già a chi. Detto questo, segnaliamo che dietro il muretto, e questo non c'entra l'amministrazione, c'è uno schifo di bottiglie, di birra, di plastica buttate là, e questo sicuramente da grazie alla maleducazione di tanti nostri concittadini, ma probabilmente anche dei turisti, che invece di prendere e portare le bottiglie nei cassonetti che ci sono, anche se sono magari un po' più distanti, le buttano dietro le spalle e lì veramente fa schifo. Speriamo che qualcuno abbia la possibilità di pulire. Ci sono quelli di Amico Giardiniere che ci mandano spesso le loro comunicazioni, che fanno pulizia, magari se potete, visto che chi fa da sé fa per tre, invece se dobbiamo aspettare il sindaco Mauro Melao, e mo ci Pasqua. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.